In questo video vi mostrerò come richiedere l'ISEE sul portale dell'INPS in totale autonomia. A breve passeremo alla condivisione dello schermo, così da permettervi di risparmiare tempo e di seguire passo passo tutta la procedura. Vi consiglio di guardare il video per la prima volta tutto d'un fiato e dopo, man mano che procederete nella richiesta, di tornare a vedere i passaggi che vi sono poco chiari. Inoltre, se avrete dei dubbi, scriveteli nei commenti e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Like e iscrizione al canale e andiamo subito al tutorial. Ed eccoci qui sul portale dell'INPS. Ho già aperto la pagina dell'INPS e ho effettuato l'accesso attraverso le mie credenziali SPID. Scriviamo ISEE sulla barra di ricerca e subito vi appariranno varie pagine, un elenco di pagine. Potete cliccare su Approfondisci sulla prima, come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE. Vi spiega che cos'è l'ISEE, quindi indicatore della situazione economica equivalente. E a cosa serve? Che serve appunto a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, la famosissima DSU. Ma noi passiamo direttamente a utilizza lo strumento e vi porta in questo portale, il portale unico dell'ISEE. Qui subito vi fa vedere l'ISEE precompilato, quindi la parte dedicata alla compilazione. È la parte dedicata alla gestione, quindi la consultazione delle tue dichiarazioni già effettuate, quindi quelle in corso e quelle già scadute, vi fa vedere un po' tutto. Ora, in questo caso, siccome è il primo dell'anno, oggi effettueremo la compilazione del mio ISEE. Andiamo su Inizia compilazione, vedrete questa pagina che vi dà una barra appunto della procedura, a che punto è la vostra procedura. Quindi compilazione dichiarazione ISEE, precompilato fase 1. Un attimo sposto la mia faccia dall'altro lato. Stato della DSU, definizione prestazioni, abitazione e definizione del nucleo familiare, sottoscrizione. In questo caso, ancora, siccome stiamo iniziando in questo momento, è tutto 0%, non abbiamo iniziato la procedura. Quindi consensi sulla privacy, flaghiamo, dichiaro di aver preso visione, fornire il consenso, eccetera, eccetera, l'informativa della privacy, e andiamo su avanti. Dopodiché ci chiederà per quali servizi noi stiamo richiedendo appunto l'ISEE, a cosa ti serve l'ISEE. Selezionare almeno una prestazione tra le scelte sottostanti. Innanzitutto, una delle cose più importanti appunto è l'assegno unico universale dei figli. Io flaggerò questa qui. Reddito di cittadinanza non la flaggerò, perché materialmente non posso beneficiare del reddito di cittadinanza. Servizi personali, reddito casa, agevolate minorenni, lo flaggo perché può essere utile per esempio per il bonus vista, il bonus trasporti, oppure ancora per il bonus energia, quindi reddito e casa, oppure ancora per esempio il bonus asilo nido per le agevolate dei minorenni. Socio-sanitari e disabili, appunto, solo se sono presenti all'interno del nucleo familiare un soggetto disabile maggiorenne. Residenziali, solo in presenza di un soggetto disabile maggiorenne, quindi per esempio serve per i ricoveri presso residenze socio-sanitarie, RSA e residenze protette. Studio universitario, mi raccomando, vi serve nel caso in cui abbiate un figlio che va all'università, quindi un figlio che abbia maggiorenne, quindi che abbia più di 18 anni, e dottorato di ricerca solo ed esclusivamente per dottorato di ricerca, per chi deve fare questa richiesta. Io, come già vi ho detto, lo chiederò per l'assegno unico universale e per i servizi per la persona residente a casa agevolata ai minorenni, dopodiché andrò avanti. A questo punto vedete che la barra comincia ad andare avanti, siamo al 66% della definizione prestazioni, ci chiederà se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità e non autosufficienti, sia maggiorenni che minorenni. Nel mio caso è no, fortunatamente, e se la prestazione per minorenne, se nel nucleo sono presenti figli minorenni, i cui genitori non sono coniugati fra loro e non sono conviventi. Ti dice anche di indicare no se l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio, è deceduto o è straniero residente all'estero. Nel mio caso io sono coniugato con mia moglie e conviviamo, quindi lascerò no e andrò su avanti. Quindi, riepilogo, hai selezionato le seguenti prestazioni: assegno unico universale figli, servizi personali di casa, agevolate minorenne. Le tue scelte hanno portato ad una DSU mini. Che cos'è la DSU Mini? È una versione ridotta e semplificata della DSU ed è destinata ai nuclei familiari che rispondono a precise caratteristiche e siano interessati a particolari prestazioni.
è costituita dal modello base MB1 che permette di inserire le informazioni relative al nucleo familiare e dal foglio componente FC1 che permette di inserire le informazioni riferite a ciascun componente. Insomma, andiamo avanti e dobbiamo confermare. Sì, continua. Ecco, quindi definizione prestazioni siamo al 100%, adesso dobbiamo passare alla seconda parte, abitazione del nucleo familiare. Intanto ci chiede se vogliamo importare i dati relativi alla DSU individuata, che sarebbe quella precedente, quella del 15 aprile 2023, la mia. Siccome la mia situazione familiare non è variata, quindi i componenti sono sempre gli stessi, sempre i miei figli e mia moglie, salvo e prosegui. Nel caso in cui voi abbiate delle modifiche da effettuare, dovete cliccare su no e andare avanti ed inserire i dati nuovamente da capo, quindi i vostri e quelli dei vostri familiari. In questo caso, siccome i dati sono quelli precedenti, salva e prosegui. Confermo, si continua. Ed ecco qui, abitazione del nucleo familiare 100%. Mi chiederà qual è il metodo di autorizzazione alla compilazione effettuato dagli altri componenti maggiorenni del mio nucleo familiare. In questo caso io per praticità, invece di utilizzare lo SPID, quindi dover fare l'accesso attraverso lo SPID di mia moglie sul portale e confermare, chiederò i dati di riscontro attraverso la tessera sanitaria, quindi i dati della tessera sanitaria. Una volta effettuata la scelta del metodo di autorizzazione, vado su Compila nel coniuge e inserisco e clicco su Inserisci dati di riscontro. Prendo la tessera sanitaria di mia moglie, intanto flaggo e clicco qua, metto i dati della tessera sanitaria, quindi il numero che se cliccate qui vi fa vedere dove si trovano. Quindi il numero della tessera sanitaria è questo qui in basso a sinistra, e la data di scadenza è questa in basso a destra. Quindi una volta visualizzati questi dati, inseriamo il numero qui e qui inseriremo la data di scadenza. Possiamo anche inserirla attraverso il calendario. Dopodiché ci chiede i dati di riscontro reddituale riferito all'anno 2022. Per il soggetto è necessario indicare se è stato presentato il modello 730 o il modello redditi persone fisiche nel 2023 riferiti ai redditi 2022. Nel mio caso, siccome 2023 e redditi 2022 non c'è stata nessuna dichiarazione dei redditi, metterò assenza di dichiarazione. Dopodiché, dati di riscontro patrimoniale riferito al 31 dicembre 2022. Per il soggetto è necessario indicare la situazione del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2022, quindi conti correnti, carte prepagate, con IBAN, conti deposito, libretti di risparmio, eccetera, eccetera. Nel caso di mia moglie, presenza di rapporti il cui valore complessivo è inferiore a 10.000 euro, quindi non occorre dare alcuna informazione. La stessa cosa assenza di rapporti, non chiede nessuna informazione, ma se ci sono rapporti di cui il valore complessivo è pari o superiore a 10.000 euro, richiederà di indicare il valore del saldo contabile al 31 dicembre 2022 di uno solo dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al quadro FC2, eccetera, eccetera. Quindi soltanto di un conto corrente dovrete mettere qui il saldo contabile al 31 dicembre 2022. Dicevamo, nel mio caso è inferiore a 10.000 euro, clicco su Aggiorna e come vedrete qui spunta Compilati. Vado sui miei figli e andrò a flaggare assenza di reddito, in questo caso è già flaggato, assenza di reddito patrimonio, perché appunto essendo minorenni non hanno alcun patrimonio. Se invece i vostri figli hanno dei libretti postali o qualcosa, dei conti correnti intestati e quant'altro, dovrete cliccare assenza di reddito e compilare i dati necessari al patrimonio mobiliare. Quindi in questo caso assenza di reddito. Giusto per una verifica, vado a vedere anche se l'altro figlio è flaggata la voce ed è flaggata e clicco su aggiorna. Compilati i dati di riscontro di mia moglie, compilata il flag di assenza di patrimonio o di redditi dei miei figli, non devo aggiungere nessuna persona al nucleo familiare, vado a controllare se l'abitazione del nucleo familiare è quella attuale, e in realtà è tutto già compilato, perché appunto li prende, essendo alla dichiarazione precompilata, li prende i dati dalla vecchia dichiarazione, dalla vecchia DSU. Quindi l'indirizzo è giusto di proprietà,
e non ci sono coniugi con diversa residenza. Se abbiamo cambiato casa, se siamo in affitto e siamo andati a stare in un'altra casa, oppure se abbiamo comprato casa da poco e quindi stiamo in un'altra casa, dobbiamo cliccare qui per modificare. Vi ricordo che l'indirizzo da inserire qui è la casa dell'attuale abitazione, non è riferita all'anno, ai due anni precedenti, quindi al 2022. Modifichiamo l'indirizzo, modifichiamo il tipo di abitazione, se di proprietà, in locazione o comodato uso gratuito, mettiamo altro, e dopodiché spunta questa casella se dichiarante e coniuge hanno diversa residenza. Nel mio caso non spunto nulla perché abbiamo la residenza uguale. Andiamo nella parte relativa al nucleo familiare con figli minori e andiamo, clicca qui per modificare. Entrambi i genitori lavoratori. Nel nucleo familiare in presenza di figli minorenni, entrambi i genitori o l'unico genitore presente hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, per esempio nel 2024, l'anno di riferimento è il 2021. Cosa significa? Se entrambi i genitori lavoravano o se l'unico genitore è presente perché l'altro non ha riconosciuto il figlio oppure non c'è più per altri motivi, dobbiamo flaggare questa casella se ci sono dei redditi per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento. Se si è unico genitore nel nucleo e si vive solo con i figli minorenni, va flaggata questa voce qui. Questa è la parte relativa ai nuclei familiari con almeno 3 figli, quindi bisogna indicare il numero dei figli, anche maggiorenni, degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente del suo coniuge. Quindi il numero di figli di cui conviventi, quindi se avete 4 figli di cui conviventi 3, mettete 4 qui e 3 qui. Io non ho effettuato nessuna modifica, di conseguenza controlla è presente, confermo. E a questo punto dovrò inserire il luogo di presentazione, la data, quindi 1 gennaio. Qua va flaggato solamente se la dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, quindi per problemi di salute, dal coniuge in sua assenza, dal figlio in mancanza di questo, d'altro parente in linea retto collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Quindi se voi state facendo la dichiarazione per un'altra persona, per svariati motivi, o perché ha problemi di salute, per motivi giudiziari non è possibilitato a fare la dichiarazione, insomma, se non siete voi i dichiaranti, allora dovete flaggare qui. Oppure se è resa in nome o per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale, quindi per l'incapace va flaggato questo, quindi per il minorenne incapace ha un tutore legale e il tutore legale deve flaggare questo per richiedere l'ISEE per l'interessato. Modalità di ritiro dell'attestazione ISEE. Seleziona la spunta per ricevere l'attestazione ISEE all'indirizzo email PEC certificato comunicato all'istituto. Io lo flaggo. Non vado a verificare i contatti personali perché so che sono corretti, già li ho verificati e voglio evitare di dover cancellare ulteriori dati sensibili. Sottoscrivi, confermo. Allora, questa prima fase è completata, vado a cliccare verifica e mi dice che lo stato della DSU è da elaborare, quindi qui posso aggiornare per vedere se è stata verificata. Mi dà il protocollo della richiesta, i miei dati e insomma i servizi per i quali sto richiedendo la DSU. La prima fase di questo tutorial è conclusa. Una volta verificata passerò alla fase 2. Eccoci alla fase 2 della richiesta dell'ISEE, quindi della compilazione della DSU e la richiesta dell'ISEE. Abbiamo visto nella fase 1 come inserire i dati di riscontro e ci diceva appunto che doveva elaborare questi dati di riscontro. Una volta arrivata la notifica è possibile procedere alla fase 2. Passiamo subito alla condivisione dello schermo. Mi è arrivata la notifica qui, come potete vedere, visualizza notifiche, dichiarazione elaborata. Andiamo giù e clicchiamo su conferma i dati. Come potete vedere, nella parte relativa a me e mia moglie c'è questo simbolo rosso che sta ad attestare che non è del tutto completa la compilazione, quindi devo confermare o modificare dei dati. Per i miei figli no, perché io avevo indicato che non avevano patrimoni
né mobiliari o redditi. Quindi andiamo qui, clicchiamo nel mio campo, quindi conferma modifica, e vi fa vedere i dati da visionare. Qua ha recuperato i dati relativi al mio reddito da lavoro dipendente e trattamenti erogati dall'INPS nel 2022. Prendo visione, si continua e come potete vedere qui già appare la scritta in verde, significa che già è stato visionato. Qua, appunto, dice quadro FC8 visionato. Patrimonio mobiliare. Anche qui deve aver preso, esatto, tutti i dati relativi ai miei conti correnti. Prende la giacenza media, prende il saldo al 31 dicembre e compila i vari dati. Qua compila i dati relativi al patrimonio, altri tipi di dati. In questo caso stiamo parlando di un conto titoli, valore 0 perché ho chiuso tutte le operazioni e la data di fine appunto è 22 luglio 2022. Vado su conferma, confermo ulteriormente e mi dà appunto modulo FC1 quadro FC2 confermato. Passiamo quindi al patrimonio immobiliare. Questa è la parte alla quale bisogna dedicare più attenzione, intanto perché dobbiamo indicare la casa di abitazione, quindi la casa dove noi risiediamo. Secondo poi perché per chi come me ha un mutuo in essere, quindi ha una quota capitale residuo del mutuo, deve compilare queste parti per far abbattere il valore ai fini IMU della quota posseduta. Quindi andiamo su attiva modifica, cliccare su si continua e vediamo qui è possibile cliccare su compila per quello che riguarda le varie voci degli immobili. Clicchiamo su compila, innanzitutto per modificare la casa di abitazione, vi dà il valore IMU e il capitale residuo del mutuo. Intanto barro qui se l'immobile è dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare, quadro B, quindi la casa indicata nella prima fase. E allora il capitale residuo del mutuo, quando c'è una pertinenza, andrebbe distribuiti in proporzione all'immobile e alla pertinenza. Dovrebbe essere fatto un calcolo, sempre nel caso in cui la pertinenza sia stata acquistata o contestualmente all'abitazione con un mutuo, oppure se è stato fatto un mutuo con sostituzione e richiesta di liquidità per l'acquisto successivo del box. Nel mio caso, siccome ho fatto una sostituzione più liquidità e ho acquistato il box, quindi il mutuo è sia per il box che per la casa, posso fare questa suddivisione. Ma siccome il valore, ora io non sto a fare il calcolo proporzionale perché materialmente, siccome il valore IMU sia del box che della casa è nettamente inferiore al debito residuo, allora inserisco semplicemente l'importo totale del valore e clicco su salva per la casa. La restante parte la inserisco in quello che è la pertinenza. Quindi in questo caso potrei inserire anche l'importo del valore IMU, però voglio essere un pochino più pignolo, inserisco la parte residua del mutuo e clicco su salva. Come vedete adesso ci sono i valori inseriti, la casa di abitazione è cambiata e mi dà un sì. E posso cliccare sui dati da autodichiarare. L'anagrafica, vado avanti. Residenza attività lavorativa, quindi bisogna barrare solo se la residenza del componente è diversa dalla casa di abitazione del nucleo familiare. Quindi nel mio caso, siccome è la stessa, non la barro e non scrivo il numero di telefono e l'email. Qua va cliccato solo se l'indirizzo di residenza corrisponde a una convivenza anagrafica, quindi che sia un istituto religioso, un istituto di cura, di assistenza, una caserma, eccetera, eccetera. E la tipologia di attività lavorativa, nel mio caso lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Quindi vado avanti. E qui ci sono gli altri redditi da autodichiarare. Quali redditi devo autodichiarare? Inserire solo i redditi non rilevati da Agenzia delle Entrate attraverso dichiarazione fiscale, modello 730 unica, come da istruzioni, parte 2, eccetera, eccetera. Quindi sono alcuni trattamenti, che so, a volte alcuni trattamenti dell'INAIL vanno dichiarati, perché anche se è un'assicurazione sul lavoro, ci sono alcuni che sono esenti i redditi e altri trattamenti assicurativi no. Oppure per chi lavora...
a partita IVA, ma in realtà no, perché il modello unico già viene rilevato qui, quindi in realtà tutti quelli che sono i redditi relativi a una partita IVA non dovrebbero, già dovrebbero essere presenti nell'ISEE. Oppure redditi e trattamenti da dichiarare, assoggettati da imposta, esenti da imposta, proventi IRAP, fondiari, eccetera, eccetera. Quindi redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina di IMU, eccetera, eccetera. Bene o male qua dovrebbe già rilevare tutti i dati. Nel mio caso ha rilevato tutto zero, significa che non ho dati da dichiarare. Quindi i redditi da lavoro fondiari prodotti all'estero. Quindi qui vanno inseriti tutti i redditi da lavoro dipendente e pensioni derivanti da fonte estera, quindi tassati esclusivamente all'estero. Quindi redditi AIRE, lavoro dipendente e pensioni o redditi IVIE. Nel mio caso non devo compilare nulla di tutto ciò e clicco su avanti. Gli assegni, se percepisco assegni di mantenimento oppure se corrisponde assegni di mantenimento. Quindi materialmente io non devo compilare nulla. E poi i veicoli. Nel mio caso ho intestato solo un veicolo, quindi già inserito perché l'ha rilevato nella vecchia dichiarazione, nella vecchia DSU. E vai ai dati precompilati. Perfetto, tutto è in verde, ho dichiarato tutto quello che c'era da dichiarare, torna alla dichiarazione. Sono al 75% della procedura, ora tocca a quello che riguarda mia moglie. Come vedete qui da me è diventato tutto verde, tocca alla parte relativa a mia moglie. Non ho dati da autodichiarare perché mia moglie non ha percepito altri redditi, quindi torno alla dichiarazione. Perfetto, verde io, verde mia moglie. Qua già era stato compilato in precedenza. E fa vedere che le prestazioni per le quali sto richiedendo l'ISEE standard, l'ISEE minorenne ordinario per il primo figlio e per il secondo. Controlle a testa, si avvia e la dichiarazione è stata attestata con successo. Data sottoscrizione 1 gennaio 2024. Protocollo, eccetera, eccetera. Stampa l'attestazione, la scarico. Stampa la dichiarazione, scarico anche questa. Andrò a vedere ed io ho finito, quindi clicco su hai finito, torno alla home e quindi l'ISEE è stato regolarmente richiesto ed è presente. Bene, questo tutorial è completo, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Una novità che non ho detto è che da quest'anno tutti coloro che possiedono BTP, titoli di Stato, CCT, bond, eccetera, non vengono conteggiati come patrimonio mobiliare nell'ISEE. Quindi materialmente è come un premio per chi possiede titoli di Stato italiani che lo Stato vuole dare appunto a queste persone non facendolo valere a monte dell'ISEE. Non so se è una scelta corretta, però siccome lo Stato probabilmente ha bisogno pure di fare un po' di cassa, utilizza questa manovra per incoraggiare la gente ad acquistare titoli di Stato. La mia opinione è che va bene anche acquistare titoli di Stato italiani, sempre in una parte, una percentuale del proprio portafoglio per diversificare. Ma materialmente ricordatevi che se li acquistate quest'anno ne vedrete beneficio tra due anni sull'ISEE, sempre che l'ISEE materialmente non subisca modifiche come regolamento e quant'altro. Per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, mettete like al video, condividetelo con gli amici o con chi pensate che ne possa beneficiare. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi do appuntamento al prossimo video. A presto!